Buongiorno a tutti, mi presento, sono Mattia Sella, geologo, ho lavorato in ENI, esplorazione petrolifera e ricerca. Per 10 anni ho insegnato geologia degli idrocarburi all'Università Statale di Milano e da molti anni mi occupo di storia dell'alpinismo e storia della geologia. Ho pensato che raccontarvi la storia della spedizione di Douglas Freshfield in Sikkim intorno al Kanchenjunga e poter fare alcune osservazioni di geologia e glaciologia potesse essere interessante. Il viaggio esplorativo nel Sikkim e in Nepal intorno al massiccio del Kanchenjunga, organizzato da Douglas Freshfield, è stato organizzato nei mesi settembre ed ottobre. Partecipano Vittorio Senna con il fratello Erminio e il geologo Edmund Johnson Garwood. Prima di parlarvi della spedizione, vorrei fare una breve contestualizzazione storica per capire cosa succedeva in quegli anni nel continente indiano. Erano gli ultimi anni del grande gioco, del Great Game, che opponeva l'impero britannico a sud con i russi a nord. Gli inglesi utilizzavano gli esploratori della Royal Geographical Society e i rilevatori della Great Trigonometrical Survey, che misuravano l'arco di meridiano dell'India, ma anche misuravano le cime delle vette himalayane, per esplorare, per studiare il territorio indiano verso nord. Nello stesso periodo il Tibet era chiuso agli europei, era una terra proibita per gli europei che non potevano entrarci. Cosa si inventano allora gli inglesi? Il capitano Montgomery, che faceva parte della Great Trigonometrical Survey, crea i pandit, esperti, dei rilevatori indiani, che si travestivano da commercianti o pellegrini buddisti per entrare in Nepal. Camminavano 2000 passi ogni miglio e avevano un rosario buddista con 100 grani anziché 108 per calcolare i loro passi. Nella ruota della preghiera buddista c'era un rotolo di carta per gli appunti. Nascosti avevano una bussola, un barometro, un sostante, un orologio. Il primo pandit era Naim Singh, che viaggiò anche in Europa, un personaggio abbastanza interessante. Le tensioni però con il Tibet erano in quegli anni ancora abbastanza pesanti. Dieci anni prima della spedizione dei Freshfield, l'impero britannico aveva organizzato una missione per espellere le truppe tibetane che erano entrate nel nord del Sikkim. Vediamo ora la spedizione del 1899. Chi sono i partecipanti? L'organizzatore è Douglas Freshfield, era un alpinista, un esploratore e uno scrittore, era socio della Royal Geographical Society, si fa accompagnare dal geologo inglese Edmund Garwood, dal fotografo Vittorio Sella. Freshfield conosceva bene le fotografie di Vittorio Sella perché le aveva già utilizzate per sui libri sul Caucaso. Vittorio si fa accompagnare da Erminio, il fratello Erminio, e da Botta, assistente fotografo. La guida è Daniele Macchignaz di Valtournanche. Gli viene assegnato loro anche un pandit, Rinzim Namgyal, che aveva già viaggiato nel nord del Sikkim e poteva quindi essere utile per loro. Douglas Freshfield pubblica nel 1903 bellissimo volume Round Kanchenjunga, che viene dedicato a Sir Joseph Hooker, botanico, geologo ed esploratore, che aveva viaggiato in Nepal e Sikkim tra il 1847 e il 1851. La spedizione parte in piroscafo da Marsiglia e raggiunge Bombay. Da Bombay fino a Darjeeling viaggiano in treno passando da Calcutta. Pensate che le ferrovie inglesi costruite in India, permettevano già a metà dell'Ottocento di collegare direttamente Bombay con Calcutta. Arrivati alle base dell'Himalaya,
Arrivano fino a Darjeeling a 2100 metri utilizzando un trenino a scartamento ridotto che era stato costruito pochi anni prima, che viene chiamato, esiste ancora oggi, Toy Train o Darjeeling Himalayan Railway. In questa carta di Vittorio Sella, che utilizzava per vendere le sue fotografie, possiamo vedere il percorso. Da Darjeeling entrano nell'indipendente Sikkim. Sikkim era indipendente, aveva un suo Maharaja indipendente dall'India, ma era un protettorato inglese. Raggiungono a Gangtok, la capitale del Sikkim, poi il villaggio di Lachen, a est del gruppo del Kanchenjunga, fanno tutto il giro esplorativo intorno al Kanchenjunga e ritornano a Darjeeling, come vi dicevo, nei mesi di settembre e ottobre 1899. Questa era bella mappa di Garavut, che è compresa nel volume di Freshfield, la mappa dei ghiacciai del Kanchenjunga, che mi permette di farvi vedere il percorso che loro fanno. Entrati da Lachen, nella valle di Zemu, raggiungono lo Zemu Glacier, si attendono sul ghiacciaio, dove sono colpiti da una tremenda tempesta di neve che li blocca per due giorni. Quando si svegliano si trovano un metro di neve fresca. Non possono affrontare il Kanchenjunga come pensavano dal lato orientale, ritornano indietro, scavalcano due colli, raggiungono l'area di Lonak che si trova a sud del Tibet, di qui risalgono per raggiungere Chorten Imala, ma il Pandit Rinzing, pur essendo stato due volte nell'area, sbaglia strada e raggiungono la cresta di Sayokchu, da dove però Garwood può studiare e vedere bene la catena del Tibet, delle rocce che affiorano in Tibet. Poi arrivano al colle di Johnson La e di qui scendono in Nepal e passano sui bordi di tre ghiacciai importanti, il Kanchenjunga Glacier, il Ramtang Glacier e il Jannu Glacier che scende dalla cima di Jannu. Di questi ghiacciai poi ritornerò a parlare più avanti. Passano dal villaggio di Gunza, dove finalmente dopo 24 giorni di viaggio incontrano degli esseri umani, di cui ripartono verso est per tornare in Sikkim. Dal colle di Chuncherma riescono a vedere l'Everest. Faccio vedere poche fotografie di Vittorio Sella, il Kanchenjunga, 5.879 metri dal ghiacciaio Zemu, l'attendamento dopo la tempesta di neve, la discesa dal colle di Johnson La verso il Nepal, la catena del Kanchenjunga vista dal Nepal, contrafforti settentrionali e occidentali, e la bella fotografia, la telefotografia da Chuncherma, dove si vede in distanza l'Everest del 13 ottobre. Ma parliamo un po' di geologia e glaciologia. Garwood pubblica, insieme al volume di Freshfield, The Geological Structure and the Physical Feature of Sikkim. Nell'introduzione scrive: l'assetto geologico dell'Independent Sikkim, da un punto di vista generale, sembra a prima vista estremamente semplice, probabilmente un raccoglitore di fossili, un mineralogo o un ingegnere minerario potrebbe aggiungere singolarmente poco interessante. Consiste interamente in rocce cristalline e metamorfiche abbastanza uniformi. Ma per il geografo fisico e il petrologo, il paese è ricco di aspetti suggestivi. Insieme alle note geologiche c'è anche una bella carta. Non è una carta geologica, infatti la chiama Material for a Geological Map of Sikkim, dove raccoglie tutte le informazioni, tutte le rocce che si possono vedere lungo il percorso, ed è basata su osservazioni sue e di altri precedenti esploratori come Herman Slagingwaite e Joseph Hooker. Le rocce che affiorano nella zona sono gneiss, gneiss occhiadini, gneiss glutitici, graniti bianchi, graniti grigi, ma anche calcari fossiliferi o arenari. Dove affiorano i calcari fossiliferi? Verso il Tibet, verso il colle di Chorten Imala, che non hanno raggiunto, ma che Garwood ha potuto vedere. E scrive: gli strati verso il Tibet sono quasi orizzontali, con una leggera inclinazione verso nord-nord-ovest, sono costituiti da calcari metamorfosati, arenarie,
rocce laminari particolarmente indurite, calcari fossiliferi con numerosi frammenti di steli e di crinoidi. E aggiunge: se ora prendiamo in considerazione la relazione fra l'Ignace e la serie fossilifera, affiorante sul Certenima, vediamo che abbiamo due teorie. O la serie sedimentaria fagliata contro l'Ignace trovati nelle immediate vicinanze del colle Johnson là, oppure gli Ignace sono intrusivi contro la serie sedimentaria. Vedremo che la prima di queste due teorie è quella che corrisponde all'interpretazione attuale della geologia di quest'area. Questa fotografia, vediamo, fotografia che probabilmente non è di Vittorio Sella, ma del fratello Erminio, vediamo la catena del Nepal, dove appunto Garwood riesce a fare queste osservazioni di geologia e riconosce la presenza delle rocce sedimentari. Per quanto riguarda Ignace Occhiadini e i graniti che affiorano sono sulle morene o sulle cime principali, Garwood fa un'osservazione interessante. Il fatto che i graniti costituiscono le cime più elevate non deve essere frettolosamente spiegato con il fatto che le rocce ignee siano esplose attraverso quelle stratificate. In questo caso, con rocce stratificate, Garwood si riferisce agli ignesi, o siano emerse al di là di queste. È molto più probabile che il sollevamento dei graniti abbia luogo a grandi profondità in seguito all'enorme pressione delle rocce stratificate e forse anche dell'oceano. Da quel periodo il sollevamento di tutta la catena montuosa e la denutazione delle rocce stratificate ha proseguito lentamente. Questa è una cartina moderna che fa vedere le tre unità strutturali principali che caratterizzano la catena nell'Himalaya. Qui siamo però nell'area del Sikkim, in blu o indicato l'area studiata da Garwood, sono tre le unità strutturali principali: la Tethyan Sedimentary Sequence, costituita da una secezione sedimentaria da non metamorfica a debolmente metamorfica, dal Paleozoico al Mesozoico, che è la sequenza sedimentaria che Garwood ha individuato sulle creste del Tibet. Poi più avanti ci sono i leucograniti di età oligocenica, la Greater Himalayan Sequence, che è uno spesso impacchettamento di rocce di alto grado metamorfico, consiste in una serie di rocce metapelitiche predominanti con subordinati quarziti, ortognesi, leucograniti e rocce basiche. Più avanti, verso il fronte della canera, ma non fuori dall'area studiata da Garwood, c'è la Lesser Himalayan Sequence, costituita da dolomie, calcari, quarziti, marmi, scisti, ortognesi, caratterizzati da un metamorfosismo da basso a medio grado. Qui vediamo in sezione le tre unità strutturali. Più a nord, la Tethyan Sedimentary Sequence è separata dalla Greater Himalayan Sequence, dalla South Tibetan Detachment System. La Greater Himalayan Sequence è separata dalla Lesser Himalayan Sequence, dalla Main Central Thrust Zone, e il fronte è caratterizzato dalla Main Boundary Thrust. La zona esplorata da Garwood si trova in quest'area centrale della Greater Himalayan Sequence. I leucograniti, in questa cartina che attraversa tutta l'Himalaya, vediamo che sono sparpagliati lungo tutta la catena. I graniti bianchi, individuati appunto da Garwood, che sono appunto dei leucograniti oligomiocenici, si trovano soprattutto sulle cime del Kanchenjunga e del Jenu. Sono interessanti anche le osservazioni glaciologiche di Garwood, Trace of an Ancient Extension of Ice. Ampie morene si estendono ancora oggi attraverso la valle di Lampo, appena sopra la congiunzione col torrente Gorafu, segnando il limite inferiore di uno dei ghiacciai Lonak durante una precedente estensione dei ghiacciai. E aggiunge: durante il periodo di massima glaciazione, tuttavia, il Lonak Glacier
si è certamente esteso lungo la valle fino a raggiungere il ghiacciaio di Lassen, a contribuire alle due significative morene che si trovano a circa un miglio sotto il monastero di Lassen, a una quota di circa 2450 metri. In questa immagine Google Map, immagine satellite, vediamo nella zona di Lonac l'Old Moraine e poi più in basso la zona di Lassen, dove il ghiacciaio proveniente dall'Onak Glacier e quello di Lassen si congiungevano. Freshfield fa riferimento a questa associazione europea che è stata costituita pochi anni fa per portare avanti i lavori iniziati dall'Alpine Club al fine di acquisire misure da tutte le parti del mondo di oscillazioni glaciali che non sono senza importanza come indicatori delle variazioni climatiche. Siamo nel 1903. Freshfield si riferiva probabilmente alla Commissione Internazionale dei Glacier che era stata istituita nel 1894. Per concludere, vediamo alcuni confronti di fotografie dei ghiacciai di allora e di oggi e mi riferisco a questa ricerca del 2019 che ha visto la collaborazione di glaciologi dell'Università di Milano, Claudio Smiraglia, Colomina Di Olaiuti e altri, e di Roma, Andrea Bollati, con il progetto di Fabiano Ventura On the Trail on the Glacier. Si avvale di studi di remote sensing, confronti di immagini a satellite e paragoni fra fotografie di allora e di oggi. Qui faccio vedere il confronto fra alcune fotografie scattate da Vittorio Sella nel 1899 e quelle di Fabiano Ventura riprese durante la spedizione del 2018. Ritorniamo alla cartina di Garwood, dove erano riportati tre ghiacciai che avevo segnalato prima, il Kangenjunga Glacier, il Ramtang Glacier e il Jano Glacier, perché sono questi i ghiacciai che vengono confrontati tra il 1899 e il 2018. Kangenjunga Glacier. Dal confronto è ben evidente la perdita di spessore dell'intero ghiacciaio, stimabile in alcune zone in più di 200 metri. Oltre 100 anni fa il ghiacciaio Ramtang confluiva nel ghiacciaio di Kangenjunga. A fine 800 appare già la netta distinzione fra la parte attiva, molto turgica, e quella stagnante, più depressa. Ben visibile anche le morene della piccola era glaciale, in Himalaya tra il 1300 e il 1600, e dell'Olocene. Appare evidente anche la riduzione di spessore della fronte attiva. Nel sito di Fabiano Ventura c'è anche questa fotografia di confronto del ghiacciaio Jello. Fabiano Ventura scrive: risalendo un ripido pendio per circa 500 metri, dovrò ritrovare il luogo esatto da cui Vittorio Sella, 119 anni prima, scattò una delle più famose fotografie. Si tratta di uno splendido scatto del ghiacciaio Jano, da cui si evidenzia la sua estensione fra le due enormi morene laterali. Tutto combacia con la fotografia storica scattata, eccetto la fronte del ghiacciaio, che oggi si trova più di un chilometro a monte rispetto alla posizione del 1899. Inoltre, dal confronto fra le due fotografie, si nota come il ghiacciaio sia depresso di oltre 200 metri dentro le sue morene laterali. Per scattare le fotografie da confrontare con quelle antiche, le procedure sono abbastanza complesse. Prima di tutto si deve fare una approfondita ricerca negli archivi fotografici per trovare le foto adatte. Poi, sul posto, bisogna risalire e trovare il punto da cui è stata scattata la foto originale. Serve una macchina fotografica di grande formato con obiettivi che creino le stesse distorsioni delle foto originali. E bisogna scattare le foto nelle stesse condizioni di luce con la stessa inclinazione dei raggi solari. Evidentemente questo non è sempre molto facile. Bene, chiudo con di nuovo un piccolo riferimento storico. Nel 1903 l'esercito inglese entra in Tibet e nel 1904 raggiunge Lhasa. Nell'agosto del 1897 a San Pietroburgo viene firmato l'Anglo-Russian Entente. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e un saluto a tutti.